può rimanere in silenzio di fronte a una scuola che è stata chiusa. Il fuori programma dell'assemblea del Comitato Leldrino Morandi nella sede del Centro Pastorale Diocesano e l'intervento del Vescovo di Simona Valvangelo Spina, che supplica le istituzioni e gli organi preposti per il rientro della popolazione scolastica in città. E sarà proprio il pastore diocesano ad aprire l'incontro di studenti, docenti in servizio, ex professori, dirigenti del Leldrino Morandi con un'accorata riflessione. Dobbiamo capire come risolvere i problemi sperando che presto arrivino delle risposte. Mai protestando per protestare, ma protestare per propostare. Cioè, noi teniamo come cittadini dei doveri, ma teniamo anche dei diritti. E questi diritti vanno riconosciuti soprattutto. Poi un pensiero andrà ai commercianti che soffrono la chiusura del Leldrino Morandi e alle famiglie costrette alla spola dai paesi del circondario fino a Prato La Peligna. Però ci sono dei disagi che si possono evitare. Perché a questi ragazzi non evitare questi disagi? Perché la nostra città si deve impoverire numericamente? Perché devono avvenire queste cose? Nel corso dell'assemblea sono arrivate proposte come quella della consigliera comunale Roberta Salvati, che lancia l'ex convento di Santa Caterina come sede alternativa per ospitare il Leldrino Morandi in città. Salvati lancia l'allarme anche sulle spese di trasporto da Sulmona a Prato La Peligna, che dal prossimo anno scolastico potrebbero non essere più a carico della provincia. Insiste con la richiesta di una capigruppo urgente la consigliera comunale di Forza Italia Elisabetta Bianchi. L'assemblea si accende dopo l'intervento del coordinatore vicario del polo scientifico tecnologico Francesco Luca Antoni, che non ci sta a far passare la dirigenza del Leldrino Morandi indifferente al problema. Non è vero che la scuola non interessa il ritorno a Sulmona, come non è vero che il calo delle iscrizioni dipende dal trasferimento del Leldrino Morandi, dal momento che il fenomeno si verifica in tutta Italia. Tanto è bastato per scatenare la reazione del professor Franco D'Amico, che ha coordinato l'incontro. Il calo delle iscrizioni è dovuto anche alla cancellazione del corso tradizionale, la FM, ha sostenuto il professore, ricordando che solo il comitato è riuscito a ottenere la disponibilità del dissequestro da parte della Procura della Repubblica dell'Aquila e avanzare l'ipotesi dello scorrimento della gradatoria, mai emerso nei precedenti tavoli tecnici in prefettura. Tesi sostenuta anche dal portavoce del Comitato Pietro Di Paolo, convinto che la scuola avrebbe dovuto chiedere le carte nei tavoli istituzionali.